Sul sintetico di Monte San Giusto, un Avezzano da due volte cede l'intera posta in palio al Monte Giorgio e resta ancora a meno 3 in classifica. Esordio non proprio casalingo per il Monte Giorgio, che per almeno fino a gennaio giocherà sul sintetico di Monte San Giusto. Squalificato Mister Paci, fautore della promozione dall'eccellenza marchigiana, in panchina va il vice del Gatto. Per i marchigiani confermato il 3-5-2 con De Lucia a guidare la difesa, Mariani a rifinire palloni importanti per il duo Sbarbati e Regolanti. Tutti a disposizione per Mister Giampaolo, che ripropone la stessa formazione di 7 giorni fa, che ha messo in difficoltà il Cesena, affidando la regia a Bisegna, con Daramo, Cerone e Pellecchi a rifinire per l'unica punta a Dos Santos, Fischer e Signore Molinaroli di Piacenza. All'ottavo si fa vedere l'Avezzano, ma la difesa rosso-blu chiude bene su Cerone. Un minuto più tardi è in Monte Giorgio ad avere l'occasione, ma il numero 11 Regolanti cicca la sfera su assist di Marchionni. L'Avezzano prende fiducia e si rivede al 12esimo. Interessante l'assist di Serchione, ma nessuno all'interno dell'area riesce a raccogliere. Continua a premere sull'acceleratore la squadra marsicana e al 18esimo va vicino al vantaggio con Dos Santos, che raccoglie un traversone di Pellecchia, a cui risponde presente con un bellissimo intervento il numero 1 di casa Perfetti. Il Monte Giorgio non ci sta e al 23esimo si fa vedere con Mariani, ma il suo tiro dalla distanza si spegne di poco alla sinistra di Fanti. Alla mezz'ora esatta è la squadra di casa ad affacciarsi in avanti e lo fa con Del Moro, che sradica palla a Besana e serve Sbarbati, il suo tiro rimpallato dalla difesa. Ma è la squadra marsicana, da grande squadra qual è, si accende e Pellecchia con un gran sinistro trafigge all'incrocio l'incolpevole Perfetti. Passano solo 2 minuti e Molinaroli di Piacenza segna il rigore per la squadra di casa per un fallo di Serchione su Marchionni. Dal dischetto Sbarbati sigla il gol del pareggio. L'Avezzano non ci sta e al 45esimo torna in vantaggio con il fantasista Cerone, abile a raccogliere in mezzo all'area di rigore l'assist di Bisegna dopo il break in mezzo al campo di Schirone. Subito forte l'inizio di ripresa per la squadra biancoverde, che prova a calare il tris, ma è bravo l'estremo di casa Perfetti ad alzare in angolo al terzo. Vicinissimo al pareggio la squadra di casa con Omiccioli, che dalla distanza carica il sinistro, che complice la deviazione di Fanti si stampa sulla traversa. Sul tapine clamoroso l'errore di Regolanti, ma il giocatore di casa era in fuorigioco. Doppio cambio per la squadra di casa con Mister Paci, che richiama in panchina Marchionni e Del Moro per Albanesi e tira bassi. Doppia occasione per il rosso-blu al 13esimo. Prima è Regolanti, che dalla distanza colpisce il palo, e sul tiro successivo è Fanti a evitare il pari della squadra di casa su Sbarbati. La pressione della squadra di casa viene premiata al minuto 22, quando il numero 9 Sbarbati sul filo del fuorigioco riesce a bucare le maglie della difesa marsicana e batte l'incolpevole Fanti. Alla mezz'ora Giampaolo ridisegna la squadra e butta nella mischia De Rocis, Bianciardi e Alessandro per Daramo, Cerone e Bisegna. Al 36esimo è incredibile l'occasione divorata da Sbarbati, che scatta ancora sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Fanti sbaglia incredibilmente, ma è il preludio al gol, che arriva al minuto 39 con De Lucia, che raccoglie una palla vagante da calcio d'angolo e trafigge il numero 1 marsicano. Da qui in poi nessuna azione da registrare con la squadra di casa, che vince la sua storica prima partita in Serie D e si candida a non essere una comparsa in questo campionato, per quanto visto quest'oggi. Di contro un Avezzano lontano dalla squadra che era lo scorso anno e che già dal turno infrasettimanale con il Castelfidardo ha bisogno di fare punti. Mister Del Gatto, un inizio che nessuno si poteva aspettare, questo pubblico fantastico, e sicuramente non ci starete a essere la matricola di questo campionato. Ma noi sappiamo che abbiamo tanto da correre ancora e da fare. Sicuramente oggi è emerso che non possiamo prescindere da una prestazione di cuore, dando tutto in campo. Il primo tempo siamo partiti un po', un po' timorosi quando affrontavamo una squadra importante di questo campionato. E essendo nuovi, magari queste cose qui un po' noi le abbiamo. Ma andando avanti nella partita, devo dire che i ragazzi sono stati bravi a spostare gli equilibri e a credere che la potevamo portare in porto a un certo punto della partita. Ma una sconfitta che effettivamente è meritata, perché il secondo tempo non abbiamo più giocato, abbiamo dato adito al Monte Giorgio di spingere, non abbiamo più giocato dopo che il primo tempo l'avevamo in pugno la partita, era gestita bene, solo che il secondo tempo non siamo entrati, secondo me è una questione mentale, perché la partita era sui binari giusti, solo che nel secondo tempo c'è stato un blackout totale da parte di tutti e poi il Monte Giorgio ha meritato la vittoria. Complice anche una bella prestazione che avete fatto contro il Cesena, e questo meno 3 in classifica da cancellare al più presto potrebbe pesare sulla testa dei calciatori? Ma per quanto riguarda il caldo è un alibi che non esiste, perché il caldo c'era anche per la squadra avversaria. I 3 punti di penalizzazione possono pesare mentalmente, però
col Cesena abbiamo fatto una buonissima prestazione, abbiamo raccolto poco, zero, oggi primo tempo molto bene, secondo tempo non siamo entrati in campo perché forse pensavamo di vincere la partita facilmente, ma in questi campionati qui se non lotti, se non sei concentrato, se non hai attenzione, devi avere anche un po' di personalità. Questo il secondo tempo non si è visto e sicuramente dobbiamo lavorare lì.